Grazie Eugenio, buonasera a tutti. Diciamo che noi siamo gli altri, nel senso che si è parlato di monitoraggio tutto il giorno. Noi diciamo, abbiamo lavorato parallelamente, più o meno partiti anche assieme, però con un altro sistema. Ma l'oggetto era lo stesso, almeno in parte. Nelle policy species, come li abbiamo definiti, c'era le specie della Convenzione di Berna, ma anche della Direttiva Habitat, che poi non sono molto diverse come elenchi. Quindi ci siamo occupati anche noi della Direttiva Habitat, però con un altro scopo e con un'altra metodologia, ecco, nel senso che, come dire, l'Unione Europea, per carità, giustamente ha deciso di fare il suo sistema di valutazione dello stato di conservazione, che è, diciamo, per molti aspetti simili. Oriolo diceva che quello dell'IUCN è più quantitativo, non, come dire, si potrebbe discutere, diciamo, si tenta di farlo più quantitativo. Però diciamo, lo scopo comunque rimane lo stesso di valutare lo stato di conservazione. Ecco, perché si fanno le liste rosse? Magari è scontato, però credo che bisogna un attimino riprendere questo discorso. Le liste rosse servono, sono delle liste di emergenza, quindi lo scopo è prettamente conservazionistico, cioè lista rossa, pericolo, necessità di informare l'opinione pubblica, di rapportarsi innanzitutto con gli enti che fanno conservazione per poter, diciamo, prendere delle soluzioni, intraprendere delle soluzioni per uscire da questa situazione difficile. A livello mondiale sono un sistema molto utilizzato. Si è partiti, diciamo, negli anni 60, erano delle categorie definite su base molto, non so se si potrebbe dire, da parte dell'esperienza degli esperti, certamente all'inizio non erano quantitative. Ecco, via via si è cercato sempre di più di definire dei criteri oggettivi. Ecco, interessante perché si può usare sia per le piante che gli animali, e tra l'altro questo è un altro parallelismo anche con il sistema del monitoraggio. Le liste rosse sono state fatte fondamentalmente per creare una lista a livello globale, però via via, soprattutto recentemente, si è vista l'importanza di realizzare delle liste rosse a livello subglobale, ovvero regionale, ovvero diciamo, di solito nazionale, ma a volte sono anche di un continente, come nel caso dell'Europa. Quindi uno strumento che comunque è molto noto, tra l'altro, come dire, spesso sono fatte dalla UCN stessa, spesso sono fatte senza la UCN, ma con la sua metodologia. A volte, come nel caso, delle liste rosse europee, del 2011, sono commissionati da Stati, in questo caso l'Unione Europea, e anche nel caso poi del Ministero, cosa che è stata, diciamo, sicuramente molto gradita da parte almeno dei botanici, perché, come dire, noi le chiamiamo liste rosse di Stato, finalmente, diciamo, esiste, come esiste tra l'altro in poche nazioni, per esempio la Svizzera, c'è un passaggio diretto da liste rosse a leggi di conservazione. Questo, diciamo, è sicuramente molto importante. In Europa abbiamo, diciamo, molte di queste liste rosse su base nazionale e nel 2011 un contingente di specie, non molte, circa 1.800 specie su, come sappiamo, circa 12-13 mila piante vascolari, sono state sottoposte a un assessment. Quindi c'è comunque un interesse vivo. La Svezia addirittura è un istituto che fa ogni 10 anni, rifà l'assessment, tenendo, diciamo, aggiornato il suo database. Quindi in generale è un sistema che ha ancora, diciamo, una forte attrattività. Ci sono categorie di minaccia, in particolare le tre categorie principali del gravemente minacciato, minacciato e vulnerabile. Abbiamo anche, diciamo, i casi di estinzione e poi le situazioni di quasi minaccia, che sono anche queste, diciamo, ovviamente di interesse.
In Italia abbiamo una tradizione in realtà piuttosto lunga, iniziata nel 1992 con il libro rosso delle piante d'Italia, aggiornato e poi diciamo, portato anche a livello regionale nel 1997. L'ISPRA stessa, quando si chiamava ANPA, aveva cominciato a dotarsi di uno strumento di questo genere, tra l'altro si parlava anche di liste blu, cioè quelli che dalla lista rossa vanno in una non hanno più problemi di conservazione, stanno bene, quindi vanno in una lista di benessere. Speriamo di fare anche la lista del benessere fra qualche anno. Ecco, la UCN ha fatto altre iniziative come quelle delle piccole isole del Mediterraneo, dove l'Italia ha partecipato. La SBI poi aveva iniziato, la Società Botanica Italiana, nel 2005 a riprendere in mano questo discorso della red listing per la flora italiana, e da qui poi è nata nel 2012 la convenzione con il Ministero. Questa convenzione appunto prevedeva un primo contingente, le specie più a rischio. Qualcuno ci ha chiesto: ma quante sono queste specie a rischio? Abbiamo fatto una lista anche di riferimento almeno per le vascolari e più o meno siamo sulle 1500 specie. Purtroppo per farle in maniera quantitativa o tentare di farlo ci vuole parecchio tempo, anche perché i botanici sono tanti ma i dati sono dispersi e poi non si possono usare dati vecchi, bisogna usare dati almeno dell'ultimo decennio o poco di più. Quindi la necessità di tornare sul campo e di fare delle ricerche parallelamente a questa azione. Quindi in particolare abbiamo valutato le specie appunto della Convenzione di Berna e quelle della Direttiva Habitat, che erano anche di interesse, un po' se vogliamo di appoggio al vostro lavoro di monitoraggio a livello nazionale. Ecco, questa è un po' la nostra struttura, abbiamo creato un gruppo all'interno della Società Botanica Italiana coinvolgendo più botanici possibili e abbiamo cercato di fare un lavoro di assessment comune. Precedentemente avevamo collaborato proprio con la UCN per le liste rosse europee e lì abbiamo, tra virgolette, imparato un po' il mestiere. E, ad esempio, molto utile fare delle riunioni assieme di assessment dove si discute l'assessment provvisorio realizzato con i dati radunati dai vari contributori. Ecco, il problema anche ad esempio della tassonomia è un problema importante. Uno dei risultati ottenuti, che sembra piccolino, però abbiamo definito le specie che sono in Italia della Direttiva Habitat, perché non era così scontato. Sphagnum, tutte le specie di Sphagnum, ma quale specie di Sphagnum? Quindi noi qui abbiamo detto, finalmente abbiamo consegnato al Ministero la lista di quello che deve custodire per l'Italia, con l'aggiornamento nomenclaturale, quindi definizione delle entità che ci sono e nomenclatura aggiornata. Ecco, nella ortodossia della UCN abbiamo però cercato di stabilire uno standard italiano, questo per quanto riguarda la griglia di riferimento, quando si utilizza il criterio B, che in pratica prevede la valutazione della distribuzione, quindi gli areali, ma anche su una griglia appunto le celle che sono interessate da popolazione. Ecco, adesso mi viene sempre da citare Oriolo, anche perché lo conosco, ha fatto tutta una disquisizione sulle griglie, anche le signore Ispra, come le chiamo io, botaniche, stamattina hanno parlato di questi problemi. E noi intanto abbiamo scelto una griglia di 2x2 chilometri, che nell'ambito delle griglie non fa schifo, nel senso che è un bel dettaglio. Non è il punto, però pensate, in un ambito nazionale ci permette di individuare piuttosto bene la localizzazione, senza dire il punto, ecco una mania dei botanici, ma giusta è, noi abbiamo sempre paura che arrivi lì, noi diciamo sempre il botanico tedesco, si dà sempre colpa al vicino, che avendo la coordinata venga a prendere il campione da farsi l'erbario.
Ecco, questa griglia, noi, ecco, innanzitutto, come dico io, abbiamo grigliato l'Italia, nel senso che abbiamo fatto una griglia fissa, cosa che la UCN non chiede, però per avere dati omogenei abbiamo pensato di avere un unico riferimento standard su cui tutti lavoravano. Quindi abbiamo fatto questa griglia, abbiamo poi fornito al Ministero i centroidi di questa griglia, abbiamo dato tutte le informazioni che di norma chiede la UCN in modo da, diciamo, correlare il tutto a informazioni che possono essere utilizzate per vari scopi, anche quelli gestionali. Il criterio che abbiamo utilizzato di più è il criterio B. Perché? Perché è piuttosto facile da utilizzare, ecco, contare le piante è difficile contare gli animali, ma contare le piante è spesso impossibile. Ecco, l'Abies nevrodensis è stato citato varie volte, 24 individui, non so se nel frattempo sono cresciuti di numero, però quelli magari è possibile contarli, andare a contare delle specie erbacee in un prato è difficile. Invece, lavorare sull'areale, sulle popolazioni all'interno, diciamo, di un poligono piuttosto che in una griglia è un dato tutto sommato abbastanza facile da recuperare, ovviamente se si va in campo si recuperano le informazioni giuste. Quindi questo è il criterio che abbiamo utilizzato in maniera abbastanza, diciamo, speditiva. E siamo arrivati appunto a pubblicare, abbiamo consegnato i dati al Ministero, ma c'è stata anche questa bella occasione, io andavo da Dupré e dicevo, e adesso cosa ce ne facciamo di questa lista rossa? Pubblichiamo o non pubblichiamo? Io volevo quasi pubblicarla di contrabbando, lui non lo sa. Poi ad un certo punto ci hanno detto, se vi va bene star con gli animali, è fattibile. E la fortuna è stato, diciamo, questo connubio con Federparchi, che ringrazio ancora, e parallelamente alla lista rossa dei vertebrati si è pubblicato questa della flora. Ecco. Dove sono entrati anche peraltro i dati non tra virgolette venduti al Ministero, quelli fatti autonomamente dalla Società Botanica Italiana, cioè quelle schede dell'informatore botanico molto più approfondite dei singoli assessment per la lista rossa. E quindi, diciamo, questo è un po' il nostro prodotto che potete, adesso qui ne lascio uno, non, come dire, non so se è di interesse, comunque soddisferà poco il numero di persone, ma è scaricabile dal sito del governo italiano, tranquillamente digitate il nome, lista rossa della flora italiana, e potete immediatamente scaricarlo. Ecco, c'è un'evoluzione indiretta, possiamo dire, perché stavamo discutendo ancora un'ora fa di come fare, giustamente il Ministero chiede una visibilità di questo prodotto e un'interfaccia con i sistemi che avete visto prima, perché se poi, come dire, uno non ci può giocare con questi dati, non è, diciamo, non è di interesse. Quindi da un lato cercheremo di aiutare, stiamo aiutando anche grazie a persone come la Nicoletta Tartaglini, di migliorare il sito UCN Italia, in modo da abbinarci a quelle che sono le informazioni sulle specie animali, quindi delle schede che ci sono, tutta una serie, diciamo, di informazioni anche di inquadramento a livello sistematico per, diciamo, essere un po' più paralleli con la fauna. Ecco, noi abbiamo un approccio un po' diverso che non è sistematico, nel senso che le piante vascolari sono tante, si potevano fare anche le liste rosse delle appunto, non so, delle piante non vascolari, insomma, cioè, avere un criterio sistematico. Un po' l'abbiamo fatto, però, come dire, è chiaro che l'interesse è soprattutto per le piante vascolari. Però, come dire, il sistema è omogeneo, stessi criteri, quindi è facile passare dalla fauna alla flora. Ecco, l'altro database è quello illustrato prima, dove si andrà a riportare sul sito del Ministero tutte queste informazioni. Il database entrerà lì e riporteremo anche il dato alla griglia 10x10 km. Questo poi per facilitare anche l'interfaccia con i dati del monitoraggio, soprattutto poi pensando al prossimo monitoraggio. Ecco. Sì, ho finito.
Ecco, non sto a entrare, diciamo, nelle singole categorie, vado, diciamo, direttamente al problema. Genovesi, poi è stato ripetuto anche dalle signore Ispra, c'è questo dato che per me è preoccupante, se vogliamo, è la mia angoscia del giorno, tutti i giorni ne ho una, che queste specie della direttiva Habitat sono fortemente minacciate. Questo dato purtroppo coincide col vostro. Se qui ci aggiungiamo le specie estinte, più o meno siamo sul 50%. Ecco, questo sicuramente è un dato preoccupante. Io dicevo stamattina a Dupré, non so cosa succederà. In Lombardia siamo abituati alle procedure di infrazione, Malpensa, Bormio 2005, campionati mondiali. Non so se qui ci sarà una procedura di infrazione, speriamo di no. Certo che andranno a vedere, già è successo con le riserve scientifiche, di dire: ma qui c'era questa situazione, adesso ce n'è un'altra. Perché? Cosa non è stato fatto. Quindi, credo che ci dovremmo preoccupare di questa questione, se non per la multa, perché, come dire, qui c'è un problema di conservazione. Vediamolo dalla parte del monitoraggio piuttosto che dalla parte delle liste rosse, ma il significato è questo. Le minacce più o meno poi alla fine coincidono con le vostre, il cambiamento d'uso del suolo, il cambiamento climatico che, come dire, non è ancora un grosso problema, le esotiche che sono un grosso problema di conservazione. Quindi, ecco, tra l'altro, ecco, l'altro dato è che questo 45%, 50%, come dire, maledetto, ce lo ritroviamo anche in Europa. Quindi se, come dire, Roma piange, Bruxelles non ride, una volta tanto. E quindi il problema, forse non ci bastonano perché sarebbero da bastonare tutti, questo è il concetto. A maggior ragione il problema da risolvere è notevole, quindi ci dovremo porre il problema poi, come si suol dire, da domani, cosa fare per migliorare questa situazione. Ecco, dal nostro punto di vista, e questa è stata anche la richiesta del Ministero, intanto capire meglio cosa c'è di piante a rischio oltre le specie della direttiva Habitat. Quindi noi adesso stiamo lavorando con Società Botanica a una seconda fase di assessment che riguarda soprattutto gli endemismi che non sono dentro la direttiva Habitat. E qui peraltro si apre il famoso problema che la direttiva Habitat non è rappresentativa, ma non è neanche aggiornabile e non ce la può certo aggiornare la Slovenia piuttosto che magari l'Ucraina se dopodomani entra. Quindi il problema è alla fine europeo, ma non risolvibile da quello che ho capito, e quindi un problema anche italiano. Problema italiano nel senso che ci dovremmo porre finalmente la questione che se flora e fauna sono proprietà indisponibili dello Stato, lo Stato dovrà fare anche qualcosa. E quindi credo che si riproponga la famosa questione della legge nazionale di protezione, chiamiamola della biodiversità, dove forse varrebbe la pena inserire una nostra lista nazionale, concordata con le regioni, tutto quello che vogliamo. Credo che questo problema debba essere affrontato. Se è vero che avremo un governo che dura fino al 2018, magari, ma chi lo sa, ho solo un anno, non so cosa augurarmi. Comunque, come dire, se durasse tanto, forse bisogna provarci a dire qualcosa ai politici, che in fondo ai loro problemi, ci dovrebbe essere anche quello della conservazione della biodiversità italiana. Ultima cosa, la questione. Secondo me bisogna fare un grosso sforzo. Qui ci sono enti locali, ci sono enti parco, le regioni, le province autonome. Io credo che un grosso problema sia quello di migliorare le azioni di conservazione. La gestione ordinaria dei biotopi, come direbbero in Trentino magari sono bravissimi, ma noi siamo abituati all'emergenza. Bravi nelle emergenze, ma nella vita quotidiana no. Ecco, bisogna passare alla manutenzione ordinaria e quello deve essere lo sforzo principale. E quindi io credo che, come dire, bisogna aumentare pratiche che in altri paesi, i soliti paesi anglosassoni, sono comuni, come quelle, diciamo, delle buone pratiche di conservazione. A dicembre c'era questo convegno sulle buone pratiche, dove
dove abbiamo visto cose interessanti sia per la flora che per la fauna, su quello bisogna insistere, cioè trovare esperienze replicabili di gestione in situ e anche ex situ, banche del germoplasma e via dicendo. In questo senso un contributo del Ministero è stato questa pubblicazione che non so quanto sia nota, e comunque è scaricabile anche questa sul sito di Ispra. Sono tutte e due praticamente nate gemelle a maggio 2013, ed è un contributo al problema delle traslocazioni, diciamo reintroduzioni in senso lato delle piante, c'è quello per la fauna, adesso c'è anche quello per le piante vegetali, e questo speriamo che sia un aiuto a chi vuole andare in questa direzione. Grazie.